Parola del giorno. Sabato 13 luglio 2024. Oggi si venera Sant'Enrico II, imperatore. Dal libro del profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro, dicendo: Santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra. Perciò è scomparsa la tua colpa, e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: Eccomi, manda me. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebul il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Oggi, 13 luglio, si venera Sant'Enrico II, imperatore. Preghiera a Sant'Enrico II, imperatore. O Dio, che hai colmato dei tuoi doni Sant'Enrico e dalla regalità terrena lo hai innalzato alla corona eterna, assisti e proteggi i tuoi fedeli, perché tra le vicende del mondo corrano incontro a te nella giustizia e nella santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sant'Enrico II, imperatore. Sant'Enrico II, noto anche come Enrico il Santo, fu l'ultimo imperatore del Sacro Romano Impero della dinastia ottoniana. Nato il 6 maggio 973, salì al trono di Germania nel 1002 e fu incoronato imperatore nel 1014. La sua vita fu caratterizzata da un profondo impegno religioso e da un'attiva promozione della riforma ecclesiastica, tanto che ricoprì un ruolo cruciale nel sostegno alla riforma di Cluny e nella protezione del monachesimo. Enrico fu anche un promotore delle arti e delle scienze, fondando diverse biblioteche e scuole cattedrali. La sua canonizzazione avvenne nel 1146 da parte di Papa Eugenio III. È l'unico imperatore del Sacro Romano Impero ad essere stato canonizzato e viene festeggiato il 13 luglio. La sua figura è spesso rappresentata in abiti imperiali e con la corona, segno del suo duplice ruolo di guida politica e religiosa. La sua vita è un esempio di come il potere e la spiritualità possano coesistere, e la sua santità è stata riconosciuta per il suo zelo nella difesa della fede e per le sue opere di carità verso i poveri e i malati.